Siamo con Luca Fazzo e Eugenio Losco. Luca Fazzo, cronista del giornale, ha scritto un paio di articoli in tema di pena, riforma dell'ordinamento penitenziario e diciamo, nuove prospettive per le misure alternative nei giorni antecedenti, nei giorni prima di Natale. Chiediamo a Luca di illustrarci, diciamo, le ragioni di questi pezzi e quelle che sono i suoi punti di vista sul tema. Accade che in quei giorni a ridosso di Natale il ministro della giustizia Orlando porta in Consiglio dei Ministri il decreto sull'ordinamento penitenziario, che è esattamente nel solco della delega fatta dal Parlamento. Una delega e un decreto che, a mio modo di vedere, allargano sostanzialmente l'area dell'impunità, perché garantiscono l'accesso direttamente alle misure alternative ai responsabili di una serie di reati decisamente maggiore di quelli che ne beneficiavano attualmente. Ho pensato che fosse giusto scrivere una cosa di cui sono assolutamente convinto. Chiediamo a questo punto all'avvocato Losco di darci il suo punto di vista su questi articoli che hanno dato luogo a uno scambio di battute su Facebook, da cui nasce questo confronto in diretta. Proprio quello che mi ha colpito in questi articoli è stata questa sensazione di liberi tutti. Sembra che non sia più previsto il carcere per la commissione di tutti i reati, anche dei reati che vengono chiamati da Fazzo i reati predatori. Ecco, non è così. La riforma ha semplicemente ampliato la possibilità per chi è libero nel momento in cui riceve l'ordine di esecuzione di usufruire della sospensione di tale ordine, ed ha superato un problema che si era creato nel 2013, quando era stata ampliata la possibilità di accedere alla misura alternativa con pene inferiori a 4 anni, mentre non era stato modificato proprio l'articolo 656 del codice di procedura penale, che prevedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione solo per pene fino a 3 anni. E quindi si era creato questo piccola ma importante discrasia tra i due istituti. Nel decreto che è stato emesso il 22 dicembre si è posto rimedio a questa discrepanza e si è prevista che la sospensione dell'ordine sia estesa fino a 4 anni, ma stiamo parlando comunque di sospensione che viene riconosciuta a persone che fino al momento della pena definitiva non hanno fatto ingresso in carcere e ricevono l'ordine da liberi. Per questo che mi hanno colpito le parole del giornalista. Chiederei ancora a Luca Fazzo a proposito di questo: perché c'è la percezione che l'unica pena possibile sia il carcere? Perché nel 2017, epoca in cui si parla di lavori di pubblica utilità e di sanzioni diverse dal carcere, ritiene che l'unica punizione per il colpevole debba essere quella della detenzione in carcere? Allora, io non ho mai né detto né pensato che il percorso riabilitativo, rieducativo non abbia un senso. I dati sono lì a dimostrarlo. Ma è un percorso che è fatto di tanti passaggi e io continuo a pensare che il carcere, a fronte di reati di una certa gravità, sia un pezzo indispensabile di questo percorso, perché esiste certamente un progetto di rieducazione, ma esiste anche un'efficacia dissuasiva e, voglio dire, anche punitiva della sanzione. Amputare la prima parte, togliere il carcere, avviare direttamente la rieducazione in centri di accoglienza, tutte cose bellissime, io credo che faccia venire meno la parte dissuasiva e, come dire, la pretesa risarcitoria più che dello Stato, della collettività che il nostro ordinamento prevede. Su questo chiederei all'avvocato Losco: non credi che questo in qualche modo sia compito dei tribunali di sorveglianza, cioè che siano i tribunali di sorveglianza a dover valutare l'idoneità di un percorso e quindi della attitudine rieducativa della pena, e che in effetti questo percorso sia valutato non sempre positivamente, perché non tutte le misure ci risulta vengano concesse a chi le chieda da libero o da detenuto? Certamente sì, ovviamente tocca al tribunale di sorveglianza, che deve valutare se effettivamente queste misure alternative, come l'affidamento in prova ai servizi sociali, sia ammissibile o meno. Ma quello che voglio notare, la misura alternativa è comunque un modo di espiazione della pena, e mi sembra che sia quella
più appropriata alla finalità rieducativa che è prevista dalla nostra Costituzione. Non è semplicemente una concessione, una libertà che viene concessa a coloro che la richiedono, è comunque una reale espiazione della pena. Tra l'altro viene valutata anche con una certa severità, non sono tutti coloro che fanno questo tipo di accesso alle misure alternative poi la ottengono. Limitandoci a quello che succede nel nostro Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, abbiamo una percentuale di concessione delle misure alternative, poi ovviamente sono diverse in base alle richieste che vengono fatte, ma intorno a un 50%, una richiesta su due viene accettata. Vi ringrazio e chiudiamo qui.